La gente andiamo avanti con Deus Ex Machina Divided, non vedo l'ora di continuare ragazzi perché le ultime partite mi stanno piacendo sempre di più. Abbiamo questa missione, quindi andare a prendere Viktor Marchenko, che è quella principale. Vorrei insomma sistemare un po' di faccendine, queste faccendine qua. Magari questo video ci facciamo in questa. Vai da Coller, andiamo a vedere perché Coller ha trovato il modo di sistemare i miei potenziamenti. Sistemare i miei potenziamenti. Adam, sono Delara. Ho trovato qualche informazione su quel tizio che ti interessa, Marchenko. Cosa hai scoperto? Beh, intanto non è sempre stato Viktor Marchenko. È... Merda. Devo andare, ho un impegno urgente. Ti ho mandato tutto via email, spero ti aiuti. Grazie, Delara. Leggerò tutto. Oh, eccoci da Coller. Ma Coller non si vede, no? È là. Ok, mentre invece qua c'era un'area che non riuscivo a raggiungere perché non avevo il potenziamento. Il potenziamento, quello per respirare il gas. Ok, cosa ho sbloccato, ragazzi? Cioè, questo dovrei aver sbloccato. Ah, ok, infatti. Codice triangolare, kit praxis. Con Otar non va granché bene, Jensen. Mi dispiace per la tua libreria. Stai bene? Fisicamente, sì. Psicologicamente, boh. Là dentro avevo dei libri davvero favolosi. Era solo una copertura, certo, ma era la mia copertura. La versione di me che offrivo al mondo. Insomma, questo era importante. Mi sa tanto che l'accordo che avevi con i Dvali non è più valido. L'accordo, giusto. Hai detto che Otar ti mette pressione per arrivare a metterla a radice. Qualunque sia la motivazione, di sicuro non mollerà la presa. Te l'ho detto, Jensen. Ho dato la mia parola a Radice per una certa faccenda e non intendo tirarmi indietro. Vedi? È questo che vuole Otar. Che parli di cose di cui non posso parlare. Senti, pensiamo a ottimizzare il tuo sistema, ok? Hai un calibratore neuroplastico oppure no? Forse non hai tanta voglia di parlare del tuo negozio, ma... Io ti capisco, va bene? Però prova a capirmi anche tu. Jensen, io sono uno che la privacy la rispetta. Specialmente quella di qualcuno che può ammazzarmi. Il che è un bene anche per te. Vale per entrambi. Hai intenzione di ignorare quello che è successo? Voglio proteggere me stesso. Altrimenti potrebbero non limitarsi al negozio. Coller, ho bisogno di te e posso aiutarti. Non voglio inciampare sul tuo cadavere la prossima volta che verrò per un controllo. Neppure io lo voglio. Ma a volte è meglio lasciar perdere, credimi. Ora entra, forza. Ottimizziamo i tuoi potenziamenti. Procedura, queste procedure non saranno problemi. Ok. Continuiamo con Non puoi nasconderti in eterno. Cosa farai quando Otar tornerà? Cosa ti aspetti? Sono coinvolto con queste persone. Lo sono da quando ho detto di sì a Radic. Ma cosa avrei dovuto fare? E cosa potrai fare ora? Puoi anche decidere di dirmi cosa sta succedendo. Cosa vuole da te, Otar? Lui vuole che gli dica quello che so di Radic. Che ha bisogno di me. Nello stesso modo in cui tu hai bisogno di me, Jansen. Capisci? Radice è un potenziato. È il capo dei Dvali. Se Otar lo scoprisse, se un qualsiasi Dvali lo scoprisse, loro non sono di mente molto aperta su queste cose. Sì, ho capito, Coller. E tu cosa intendi fare? Quando i potenziati mi chiedono aiuto, io aiuto. E quindi continuerò ad aiutare anche Radice. Procedura. Questa procedura
Non ci saranno i problemi della volta scorsa. L'altra volta la tua tecnologia mi ha colto alla sprovvista. Ma ora è completamente diverso. Ora so che cosa nascondi sotto il cofano. E ho tutto quello che mi serve. Questo cambia tutto. Quindi cosa farai di preciso? Ottimizzerò il tuo sistema. Niente più problemi di surriscaldamento, niente più guasti. Jensen 2.0. Non male, vero? Facciamola. Va bene. Dimmi che questa roba è un calibratore neuroplastico, per favore. Sì, è quello. Ok, non ci vorrà molto, vedrai. E non preoccuparti. Non faccio mai due cazzate di fila. Mi sono preparato bene questa volta. Cerca solo di non sfasciare niente. Non è andata male, vero? Come ti senti? Sto bene. Mi sento leggero. Ti ho sistemato. Niente più limiti. Puoi attivare qualsiasi potenziamento che vuoi, senza subire conseguenze. Niente male davvero. Grazie, Kohler. Ti sono debitore. Sì, sì, sì. Ora vai là fuori e rendimi orgoglioso. Usa tutto quel ben di Dio. Ottimo. Come nuovo. Allora, qua c'è una cassetta medica. Facciamoci un'altra chiacchierata con lui, vediamo se... Ho fatto tutto quello che potevo. Ok. A posto. Ok, è effettivamente così. Io non ho più limiti di potenziamenti. Questo potenziamento là che avevo disattivato per poter utilizzare la violazione remota, ora è nuovamente attivo. Quindi, insomma, ho la libertà di potenziarmi a piacimento. Ottimo. Allora, questa missione secondaria praticamente è praticamente la psicologa, insomma, si preoccupava per questo tizio Vince Black che non era entrato da un'operazione che dove era lui era sotto copertura, quindi insomma ho promesso alla dottoressa che mi sarei occupato della cosa. Ci facciamo un giro, dobbiamo ritornare agli uffici. La morte di Racker ha trasformato il web in un vespaio. Quali progressi vedremo se dovesse passare l'atto sul risanamento? Ok, c'è ancora qualcosa da perquisire, ragazzi. Ok. Delara, sono nell'ufficio di Vince. Forse ho una traccia, un appuntamento con un informatore. Sembra promettente, Adam. Hai intenzione di seguirla? Forse così scopriremo che gli è successo. Se gli è successo qualcosa, non diamo per scontato il peggio. Ok, andiamo al luogo dell'incontro. Ok, ragazzi, il luogo dell'incontro è qua, a Red Queen. Vediamo. No, è un pochino più avanti. Ah, dovrebbe essere questo qua. Sei la donna più bella che abbia mai. Sta davvero pagando la retta universitaria. Ti interessa l'articolo, grand'uomo? A Red Queen c'è ampia scelta. Come forse avrai notato... Io vengo qui almeno un paio di volte a settimana. Bravo, levati le palle. Rilasso. Ti levi delle palle? Maledizione. Grazie. Allora, niente, va, saliamo su. Qua io non trovo proprio nessuno. Fammi sapere se lo vedi, ok? Aveva l'intero braccio destro potenziato, oltre alla mano sinistra. Occhi blu, capelli castani.
Se penso che ci hai trascinato qui proprio stanotte delle cose a cercare di quel un potenziato vampiro, con cui hai dormito una volta. Sì, Miss Cadillac. Oh, ti capisco. I maschi sanno essere così stupidi. Perché? Chi è questa? Masa Cadillac. Sono la proprietaria del Red Queen. Mi piace conoscere tutto ciò che è importante, ma tu ancora non ti conosco. Forse non sono importante. Oh, per favore. Ti sei visto in uno specchio di recente? E poi io sono molto curiosa. Ogni buona madre deve esserlo. Mamma non sarebbe felice di sapermi in un posto del genere. Davvero? Non capisco perché. Nessuno si fa male divertendosi. Se qualcuno si farà male, potresti finire per vedermi più spesso di quanto vorresti. Se sei così preoccupato, controlla pure tutto quello che succede qui dentro. Come dico sempre, un cliente al sicuro è un cliente pagante. Non è per la sicurezza dei clienti che mi preoccupo. Il Red Queen è a conduzione familiare. Il mio figlio maggiore sta al bar. L'altro si occupa della sicurezza di sopra. Nei fine settimana troverai una mia nipote, Agnieszka, nell'ultimo spettacolo. Devi capire che io tengo alla famiglia più di ogni altra cosa. Questo posto è gestito da Idvali, vero? Idvali gestiscono mezza Praga. La mia famiglia ha un grande talento gestionale e la povera Praga aveva bisogno di qualcuno che la guidasse. E tu cosa guidi esattamente? Io mi occupo di questo club, ovviamente, e di alcune relazioni. Aspetti che richiedono l'attenzione che solo una madre può dare e della gestione di alcuni stranieri che fanno troppe domande. Se era una minaccia, sono lusingato. Stai attento, uomo di metallo. Qui sei fuori dalla tua zona. Me lo ripetono tutti. Cosa puoi dirmi del quartiere a luci rosse? Non essere così ingenuo. Anche se è vero che non si vedono molte persone come te qui. Come clienti, intendo. E per quale motivo? Perché comandano Idvali. Vedi, non ci piace l'idea che il denaro dei potenziati valga come il nostro. Siamo gente tollerante, però, per quanto riguarda quelli come te, alcuni di noi sono, come dire, ignoranza, sei scettica, hai paura. Ignoranti? No, la nostra sfiducia non deriva dall'ignoranza. Un uomo vuole, desidera, pretende, è prevedibile. Invece la tecnologia ha dimostrato di essere imprevedibile, non credi? Vabbè. Ho sentito abbastanza per ora. Te ne vai di già? Non essere timido. Niente, ragazzi, me ne vado. Mi guardano tutti. Lo adoro. Gnocca questa. Non riesco a trovare. Non sei il mio tipo. Solo in questo edificio. Niente, ragazzi, secondo me è qua. Il nero è il mio colore preferito. Sì. Troccanova. Scagnozzo, civile. Mamma. Civile, questi non contano niente. Questo. Ok. Sei Vincent Black? Sono io, Dobromila. Per favore. No, anche tu sei. Mi spiace, mi sono sbagliata. Io sto aspettando qualcuno. Cavoli, o posso bluffare o rivelare?
Proviamo a bleffare. Credi davvero sia saggio pronunciare il mio nome in un posto del genere? Allora, sei tu. Giusto, discrezione. Scusami. Però hai avuto tu l'idea di incontrarci qui. Non è il luogo più sicuro a Praga per... Non hai detto di essere potenziato nella descrizione? Che differenza fa? Nessuna, credo. E... Scusa se ti fisso, solo che... Non corrispondi all'idea che mi ero fatta. L'idea che ti eri fatta, eh? Spesso girano voci di cui non si è a conoscenza. Cos'altro hai sentito dire? La gente ti guarda con sospetto. Dicono che sei nemico di tutti e amico di tutti. Dicono che sei uno dei pochi ad avere il coraggio di mostrare i dvali per ciò che sono. Io posso aiutarti, ma prima devo sapere di potermi fidare. Che genere di problemi hai? Sai esattamente che problemi ho. Mio marito, Vlasta, lui... L'operazione sulla quale hai indagato... Dai, vieni più vicino. Fai finta di baciarmi sul collo. Tuo marito è a capo di un'operazione Dvali. Credo che qui ci siano persone che lo conoscono. Non pensi che baciare sua moglie possa attirare l'attenzione? Un flirt illecito. Se lo aspettano. Lui tradisce me, io tradisco lui. Ma il suo lavoro è un altro paio di maniche. Dobbiamo essere cauti, tesoro. Ti dirò tutto quello che posso. Tutto quello che vuoi. Ma non qui. Non è il momento di fare domande. Lo capisci, sì? Dovremmo parlare altrove. Boh, sì, capisco. Dovremmo parlare altrove. Partirò in treno stanotte. C'è un cortile isolato vicino ai binari, a Prekatska. Tu aspettami là e io ti raggiungerò. Non voglio che qualcuno ci veda uscire insieme. Sei sicura di cavartela fino ad allora? Sono sopravvissuta finora, sposata a quell'uomo. Penso di poter reggere un'altra notte. Me la caverò. Devo solo bere qualcosa per darmi coraggio e sciogliere la lingua. Ci vedremo presto, lo prometto. Ok. Sì. Vicino ai binari, tesoro. Raggiungi il luogo dell'incontro. Allora. Senso dell'umorismo. Ok, è qua. Ok, ragazzi, siamo vicini al luogo dell'incontro. I potenziati non sono ammessi. Seguite. Qui possiamo parlare, credo. Finalmente. Insieme la faremo pagare a Vlasta. Vlasta, tuo marito. Cosa sta succedendo di preciso? Che informazioni hai? Contrabbando, armi, droga, puttane, di tutto, tesoro. E tutto finisce a est. Ho l'indirizzo del posto dove si trova la merce. E ho il codice per farti entrare. Va a vedere con i tuoi occhi. E poi fai quello che ritieni di dover fare. Vuoi che blocchi l'operazione di contrabbando di tuo marito? Perché? Non è per questo che mi hai contattata. Voglio aiutarti perché... Perché è la cosa giusta da fare. Però questo mi costringe ad andarmene stanotte. Hai portato quello che avevamo concordato?
Allora, boh, proviamo a... Ho bisogno di sapere qualcosa di più su chi ti ha parlato di me. Alcune delle cose che hai detto di avere sentito. Quelle informazioni devono pure arrivare da qualche parte. Per lo più, sono cose che ho sentito da Blasta. Mio marito ti cita spesso, sempre per insultarti. E lui ha l'insulto facile. A quanto pare io e tuo marito siamo amiconi. Devo ammettere che ero un po' spaventata. Mi dicevo, il nemico di mio marito è mio amico. Però alcune cose che ho sentito non ispiravano molta fiducia. Ma ora che ti conosco, capisco che erano menzogne. Che genere di cose? Quando questi uomini parlano di te, dicono che sei disposto a tutto, a tradire chiunque per raggiungere il tuo scopo. Quando mi hai chiesto di vederci proprio al Red Queen, e poi ho visto quegli uomini che ci ascoltavano parlare, e io non lo so, ho temuto il peggio, credo. Mi spiace di aver dubitato di te. Tutte queste precauzioni e questo parlare delle attività di tuo marito, pensi di essere davvero così in pericolo? Non lo so. Ero spaventata dentro quel dannato club. Paranoia. Però credo che il peggio sia passato. Lascerò Praga fra poco e lui non mi vedrà mai più. A patto che tu possa pagare, ovviamente. C'è altro che dovrei sapere su tuo marito? Vlasta è come tutti i giovani Dvali. Non puoi discutere con loro. Non puoi fargli paura. Non puoi fare appello alla loro umanità. Gli interessa solo consegnare in tempo. E sbavare dietro a donne che non sono sua moglie. È per questo che lo fai. Per vendicarti di qualcosa che ti ha fatto. Io non ho illusioni sull'uomo che ho sposato. Sapevo che era ambizioso. Ansioso di fare colpo sulle persone sbagliate. Ma non pensavo che sarebbe diventato un mostro. Ma voglio che paghi, che sia costretto a fuggire con la coda fra le gambe. Se vengo coinvolto, c'è la possibilità che non torni mai più a casa. Cosa farai con le informazioni che ti darò non mi interessa. Io voglio solo ripartire da zero. Bene, quanto vuoi per rivelarmi queste informazioni? Il prezzo per comprare un biglietto per Berlino e iniziare una nuova vita. Eravamo d'accordo così. Dicono che Berlino è la città giusta per scomparire. Ecco, il biglietto è già stato comprato, data aperta. Puoi partire quando lo desideri. Va bene. Grazie. Mio marito ha un deposito vicino alla banca Palisade. Il codice è 2565. Quello è l'elemento chiave della sua operazione. Spero che troverai quello che ti serve. Ok. Esamina la mappa. Cosa dovrei esaminare? Mappa, eccola qua. Palisade Blank Plaza, quindi sulla destra, quindi dovrebbe essere tipo... Ah, eccola qua, me l'ha segnalato adesso. Ok, allora ritorniamo di là. Madonna, mi sto facendo fare questa missione avanti e indietro della mappa come uno scemo praticamente. Delara, l'operazione Dvali seguita da Vince. Ho l'indirizzo del deposito con la merce di contrabbando che cercava. Forse lo cerca ancora, o forse l'ha trovato in un altro modo. Questa informazione, come l'hai avuta di preciso? Dall'informatore che doveva vedersi con Vince. Mi sono finto lui. Interessante. Non ti credevo capace di fingere, Adam. Mi sembravi una persona con un solo volto. Avrei dovuto osservarti meglio. Comunque ho una traccia. Ti terrò aggiornata.
Cavoli. Vediamo qua. Ah, ok, qua però io ho la password 65. C'è una porta. Allora, io però il revolver lo voglio. Beh, però magari lo posso prendere dopo. Tanto, quante munizioni ho per il revolver? Non tantissime, deve essere molto molto figo. Ok. Ok, vabbè, niente, proseguiamo. Chi sei tu? Che cosa ci fai qui? Se Vlasta ti vede, dovevo aspettarlo da sola. Erano i patti. Vlasta, eh? Che genere di patti? Cosa ci fai chiusa qui dentro? Non so chi sei e che cosa vuoi, ma io devo assolutamente andarmene da qui. Levati di torno. Ho saputo di un'operazione di contrabbando d'vali, una nella quale potrebbe essere coinvolto qualcuno che sto cercando, con a capo il tuo amico Vlasta. Vlasta non è mio amico. Lui è un male necessario. Sei una specie di sbirro. Io conosco bene gli sbirri. Quelli di Golem si sono presentati in modo molto efficace. Non sono come loro. Senti, non sono di queste parti. Mi chiamo Olivier. 5 mesi fa mi hanno fatto scendere da un treno. Ero senza biglietto. Hanno controllato il mio nome e hanno visto che all'università ero in un gruppo radicale. 50 persone, roba da niente. Ma sufficiente a farmi finire a Golem. Da allora non faccio che cercare di fuggire da qui. E ora che ci sto per riuscire, non ti permetterò di rovinare tutto. Stavi pagando i dvali per farti trasportare. Deve esserci un modo migliore per lasciare Praga. Modi legali non ce ne sono. Non per me. Vlasta è l'unica possibilità di superare i checkpoint. Ho il resto del denaro e ora lui mi farà arrivare fino a Rabia. A Golem non ci torno. Hai idea di che razza di posto sia? Golem era l'inferno. È l'inferno. Capisco che tu sia pronta a tutto pur di andartene da là. Se lo pensi davvero, allora vattene. Ho promesso a Vince che avrei rispettato le regole. Se Vlasta ti trova qui, finirà per mandare tutto a monte. E poi chiamerà Vince. Vince? Vince Black? Che ruolo ha in tutto questo? Ho dovuto pagare lui per arrivare a Vlasta. Dove gli hai dato i soldi? Quando l'hai visto l'ultima volta? 2 giorni fa, nel seminterrato di un mini market ad Evni Obvod, non lontano dai cancelli. Non so altro! Ti prego, questa è la mia occasione, lo capisci? Non fregarmi. Ok. Interroghiamolo ancora? Sono qui per scoprire che cosa è successo a Vince Black. Che altro puoi dirmi dell'accordo che avevi con lui? Paghi un sacco di soldi a questi poliziotti a Golem. Vai nell'appartamento di Vince e paghi anche lui. Poi arriva Vlasta a prendere il carico e tu paghi Vlasta. Vlasta e Vince hanno litigato per il denaro, immagino, e per la posizione di questo posto. Gli uomini di Vlasta mi hanno bendata e portata qui, dicendomi di aspettare. E Vlasta? Senti, i dvali contrabbandano merce fuori dalla città, non puoi farci nulla. È il loro lavoro e troveranno sempre un modo per riuscirci. Anche se fermi questo camion, ce ne saranno degli altri. La sola differenza Forza, è che io non potrò salirci su quelli. Devo incontrare Katka al club alle 9. Katka forse dovrà aspettare. Chi ti manda? Cavoli. Beh, negoziamo il passaggio per far andare via questa povera disperata, dai. Potrei anche ottenere informazioni, ma negoziamo il passaggio. Io sono qui solo per salutare la mia amica, assicurarmi che sia in buone mani. Se non devo preoccuparmi per Olivier, tu non devi preoccuparti di me. Salutarla? Dove pensi di essere? All'aeroporto? Non l'ho detto a nessuno, giuro.
Qualsiasi cosa tu voglia fare, Vlast, falla in fretta. Non mi piacciono le sorprese. Chi viola gli accordi mi fa venir voglia di spaccare qualcosa. O magari di smontare qualcuno e rivenderlo a piccoli pezzettini. Sei un uomo d'affari, Vlasta. È una parte dei tuoi affari. Si basa sul portare persone come Olivier fuori da posti come Golem o come Praga. Se vuoi mantenere la tua reputazione, devi tenere fede agli accordi presi. Ti sbagli. La mia reputazione si basa sul fatto che la gente sa che non deve rompermi le palle. Dovreste essere già morti. Se mi trattengo, è perché... Dovreste essere morti entrambi. Allora, sembra che tutto porti a Omega. Il motivo per cui non mi hai ancora sparato è perché così facendo avresti addosso tutta la polizia di Praga. Per questo ci serve una via d'uscita rapida e semplice. E silenziosa. Ha ragione, Vlasta. Ok, diciamo che vado di fretta e che vorrei evitare le attenzioni degli sbirri. Questo non significa che io debba portare Olivier con me o che debba lasciarti in vita. Ci sono modi silenziosi per uccidere un uomo. Ancora Omega? Fidati, non esistono modi silenziosi per farmi fuori. L'unica soluzione per te è far salire Olivier sul camion e lasciarmi andare. Lei non ti darà problemi perché otterrà ciò che vuole e io non te ne darò perché non li voglio creare a lei. Va bene. Porteremo Olivier a Rabia, come avevamo promesso. E poi, mi piace l'idea di non vederti mai più. Vattene, non parlare di questo con nessuno. Perché se qualcosa va storto, se mi pento della mia decisione, sarà lei a pagare. Spera per il tuo bene che non si arrivi a questo. Le antiche tradizioni non sono ormai. Ti ringrazio. Era da un sacco che nessuno mi faceva un favore. Non sei ancora al sicuro, immagino tu lo sappia. Ti sto dando un modo per contattarmi, se qualcosa va storto. Ehi, piccioncini, niente smancerie, dobbiamo andare. Me la caverò, davvero. Tieni, questo volevo portarlo a Rabia, ma penso che lo darò a te. Mi sembra il minimo che possa fare. Un kit Paxis. Ok, ragazzi, niente, io ho schiacciato R2 in tempo per poter persuadere, proprio perché avevo il potenziamento, quello che mi permetteva appunto di, insomma, parlare con la gente e migliorare le mie capacità dialettiche. Secondo me è molto importante questo potenziamento, è proprio da prendere subito perché apre veramente un sacco di opportunità. Allora, qua c'è il revolver. Allora, lasciamo giù il pompa tattico e ci prendiamo il revolver. Il revolver io ne ho trovati veramente pochi, quindi secondo me è un'arma che ha senso avere. Ok, allora, in tutto questo però ancora Vince Black ancora non è stato fuori. Dovrebbe trovarsi qua, in questo negozio abbandonato. Quindi andiamo a farci un giro. Quindi tutto questo maledetto giro per ritornare nuovamente al quartiere Luci Rosse. Qua non c'è nessuno, ragazze. Delara, ho trovato Vince. Oh. Avevi ragione ad avere un brutto presentimento. Cosa intendi dire, Adam? Già. Avrebbe dovuto essere richiamato mesi fa. Il suo profilo era chiaro, Adam. Vince aveva ceduto. Se una persona si sdoppia troppo a lungo, alla fine non è più nessuno. Perde se stessa. Mi fido delle tue parole. Senti, lascerò che sia tu a comunicare la cosa a Miller. Va bene. Certo. Tu fa attenzione, Adam. Palmare. Tacco a spillo. Ok, vediamo adesso cos'è c'è in questo palmare.
Ok, Vince è stato fregato da una donna, che sia la moglie del capo. E poi il tacco. Insomma, ha parlato con una donna, sarà stata la moglie del capo, che a questo punto è fuggita, gli aveva anche comprato il biglietto. O magari un'altra donna, non si sa. Non so se lo scoprirò mai. Niente ragazzi, direi che questa missione può terminare qua, anzi è terminata. Se ci saranno aggiornamenti, ce ne saranno in futuro. Al momento a me resta solamente questa missione principale, dove devo andare da Miller e incontrarmi all'aeroporto. Questo lo vedremo nel prossimo video, quindi andremo a fare questa missione principale. Spero che il video vi sia piaciuto, un mi piace, un'iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!